Ottima, la torta di mele cremosa senza latte e burro. Che buona! In una ciotola rompiamo 3 uova a temperatura ambiente. 80 g di zucchero. Mescoliamo. Sono diventate spumose. La scorza grattugiata di un limone. 50 grammi di olio di semi di girasole. E mescoliamo. 110 g di acqua a temperatura ambiente. 140 g di farina 00, un po' alla volta. Mezzo cucchiaino di cannella, mezza bustina di lievito per dolci. Mescoliamo. Sbucciamo 4 o 5 mele. Le tagliamo a fettine sottili. Lo spessore più o meno è questo. Uniamo le mele al composto. Mescoliamo delicatamente. Abbiamo unto il ricoperto di carta forno in una tortiera. Noi ne useremo una del diametro di 20 centimetri. Versiamo il composto. Livelliamo. In forno statico preriscaldato a 180 gradi per 50 minuti. Voi regolatevi sempre in base al vostro forno. Liberiamo la nostra torta. Togliamo la carta forno. Oh! Eccola qui, finiamo di liberarla. E poi, oh, nel piatto, Che bella! un po' di zucchero a velo. Ed è pronta! E vai, il taglio della torta! Ah, fantastica! E adesso la prova assaggio! Guardate quante mele ci sono Sì, dentro! sono proprio tante. È cremosa! Che spettacolo! Buonissima! Che buona proprio. Ciao da Dora al Sud! Ciao da Daniele! E Daniela, ciao! Ciao!